La decisione fu assunta già nel mese di dicembre. Ora è entrata a regime la task force che dovrà chiudere l'annoso capitolo del condono edilizio. La dilazione dei tempi per la presentazione delle documentazioni slitta al 31 dicembre 2012. Da quando esiste la procedura semplificata, sono state presentate oltre 50.000 richieste, di cui circa la metà attendono ancora risposta. Slittano quindi al 2013 il termine per il rilascio dei provvedimenti di costruzione in sanatoria e dal 2016 la possibilità di effettuare controlli a campione. I gruppi di lavoro sono partiti da pochi giorni, in realtà sono 15 fra tecnici amministrativi che hanno già maturato gran parte di loro esperienza sull'argomento. Su una quota di pratiche vincolate che arriva a oltre 50.000 casi. Quindi rimane il problema delle pratiche che riguardano i grandi abusi. Su questo abbiamo avviato un'attività che porterà alla redazione di un regolamento per far sì di poter esaminare le pratiche che riguardano i grandi abusi appunto con un criterio il più possibile oggettivo, quindi meno sottoposto a giudizi di discrezionalità. E sono anche aumentati i diritti di segreteria da 121 a 1.320 euro secondo le tipologie. Al lavoro dunque architetti, ingegneri e geometri del comune provenienti dagli uffici edilizia privata, pianificazione urbanistica e sicurezza abitativa per raggiungere un risultato storico, la chiusura di una fase cominciata nel lontano 1985, ovvero 27 anni fa. Sì, nel bilancio ci sono delle previsioni anche prudenziali rispetto a quelle che sono le potenzialità di questa operazione. Io in termini di bilancio i numeri sono abbastanza incoraggianti, però per questa ragione io preferisco più parlare di quantità di pratiche da risolvere, da chiudere in maniera tale da poter confidare che nei 5 anni che ci sono davanti, 4 e mezzo oramai, si riesca in grandissima parte a risolvere il problema del condono. Ricordiamoci, laddove un edificio è sottoposto a una procedura di sanatoria, su questo non è possibile fare alcun intervento pur consentito dal piano regolatore. Quindi il ripristino della legalità sul territorio significa non solo poter eliminare quelle strutture che sono sotto il profilo paesaggistico incompatibili, ma anche eventualmente laddove si va a risolvere il problema con un condono, con il rilascio materiale dell'atto sanante, si mette in moto anche quel meccanismo di riqualificazione che è l'obiettivo principale del piano regolatore.